Con un'ordinanza regionale pubblicata nelle scorse ore si è parlato delle misure di prevenzione e gestione per gli allenamenti sportivi. Fino al 17 maggio sono consentite sul territorio campano le sessioni di allenamento degli atleti professionisti e dilettantistici riconosciuti dal CONI, dal Comitato Paralimpico e dalle rispettive federazioni, evitando assembramenti e seguendo determinate direttive. Saranno fondamentali l'espletamento di test diagnostici sugli atleti al fine di accertare la negatività al coronavirus, la disponibilità degli spazi delimitati di allenamento, così come ci dovrà essere la limitazione dell'uso degli spogliatoi e degli spazi comuni. Saranno fondamentali anche i controlli medici ogni settimana e l'adozione delle misure igienico-sanitarie. In merito abbiamo ascoltato il presidente del CONI provinciale, Giuseppe Saviano. Ma io credo proprio così, perché è chiaro che bisogna organizzarsi diversamente. Già l'ho detto, bisogna recuperare gli impianti desueti e portarli alla norma in modo tale da effettuare quel distanziamento sociale tra un atleta e l'altro. Però purtroppo in questo momento credo che ci sia un po' di confusione. Intanto il CONI nazionale ha fatto un ottimo lavoro, d'accordo con il Politecnico di Torino, facendo uno studio per tutte le discipline sportive, credo che secondo me quello, quindi chiedo scusa se uso questa parola, dovrebbe essere la Bibbia dell'attività sportiva nel prossimo futuro. Però è chiaro che bisogna uniformare a livello nazionale le norme, che non è che si può ogni giorno inserire una norma diversa dall'altra. Naturalmente io sottolineo questo, che fino a quando non ci sarà il vaccino ci sarà sempre un pericolo. Si chiedono test medici tutte le settimane agli atleti. È una cosa un po' difficile. Nel nostro mondo dilettantistico, nella società del domani, probabilmente tra 50 anni, potremo fare queste cose. Questi test non li possono fare solo le società professionistiche di un certo livello che hanno delle possibilità. Però a questo punto la domanda è per quale motivo ci siano anche in questo caso dei privilegi rispetto al cittadino normale che a volte ha aspettato anche una settimana per avere un test.